Quindi allora che cosa significa Iris? Iris significa... No, cioè, insomma, per chi è un gioco editoriale in maniera tale che si capisce, non si capisce, insomma, cioè, c'è un po' un equivoco, cioè, nel senso che è una cosa un poco pesante. Insomma, innanzitutto implementazione, non molti conoscono che cosa significa la parola implementazione. L'80% di chi sta qua in sala, chiaramente, perché siamo tutti esperti, perché è una parola inglese che significa attuazione, cioè non significa... diciamo una cosa in più complementare, no? Implementation in inglese significa, cioè, dare sostanza ad un programma, tant'è vero che lo vediamo nella come quindi insomma implementazione, che uno vuole fare proprio veramente questa cosa. Poi R chiaramente sì. La R significa tutte le R che abbiamo sentito, che sono usate un po' impropriamente, anche come diciamo, cioè nel senso che le uso io impropriamente, non nel senso come un'accusa, diciamo, che è sbagliato, perché insomma c'è molto, è molto gergale il campo dei rifiuti, quindi se uno vuole dare un po' di metodo delle cose, deve essere, cioè la fabbrica del riciclo, dico per dire, potrebbe essere del riuso, della rigenerazione, della, però va bene lo stesso riciclo, perché se no non ci si capisce, insomma, nelle altre... Però diciamo, poi ci sono due ambiti, quando uno parla così, quando uno parla con lì, parla con lì. E poi c'è l'integrazione di sistema, che ho sentito evocare insomma più, varie volte insomma in tutte quante le cose, cioè che una cosa è, per raggiungere l'integrazione di sistema è attraverso, cioè un rapporto dialettico tra la scala più grande e la scala più piccola, insomma qua ci capiamo. No, qua insomma in effetti qua mi sembra di capire che, non lo so, vorrei dire, fatta eccezione del tecnico, forse, insomma, cioè parliamo tra persone competenti, quindi possiamo andare... Il suo curriculum è competente, no, anche tecnico. Sicuramente, perché fa tutte le riprese della scuola, che è stato bravissimo, insomma, così. E quindi questo è l'acrostico, però questo è l'acronimo. Poi, invece che l'80, il 99% di voi sapete la differenza tra acronimo e acrostico, cioè l'acrostico è un acronimo che ha un significato. Cioè l'acrostico è quando uno a un certo punto è l'ideogramma dell'acronimo, cioè nel senso che contemporaneamente, oltre a essere Fiat, che non significa, ormai oggi significa qualcosa, però insomma prima non significava niente, cioè oltre a essere Rails, non so, Rails, che non significa niente, cioè quella parola c'ha anche un nome, quella evocativa, e quindi qua è quella cosa che in qualche maniera ci permette anche poi di direzionare, di avere un aspetto, si ricorda facilmente Iris, si ricorda con piacere, e c'è quindi quell'altro aspetto, diciamo, della comunicazione, delle altre cose, ma soprattutto c'è la ragione per cui ho scelto questo acronimo, per quelle parole che uscivano fuori da quella cosa là, è il fatto che questo fiore è costituito da 3 petali e 3 sepali, cioè 3 vanno sopra, 3 stanno sotto, e uno hanno una corrispondenza sepalo-petalo, che per cui uno può vederlo anche, poi lo dice anche un po' il libro, ci stanno 3 grosse corrispondenze, diciamo, cioè dalla parte della produzione, possiamo suddividere la produzione dei beni in 3 grandi categorie e 3 grandi categorie per i rifiuti. Vanno e queste 3 grandi categorie sono ben identificate, e questo è un modello. I modelli sono rigidi per definizione, non sono modelli, cioè nel senso che i modelli sono dei punti di riferimento, poi dice quel modello a me non mi piace, uno vuole fare un altro, cioè così ci si capisce velocemente, perché sennò continuamente uno fa un discorso di metodo e delle altre cose, cioè tutta quanta la scelta. Questo è un modello che divide, e se uno ha il piacere, la voglia, il divertimento di andarselo insomma un pochettino insomma, a studiare anche un pochettino, cioè vede appunto che l'abbiamo diviso, ricorda chiaramente 3 flussi, guardate che già si intravede l'iris, già si vede il giglio fiorentino in qualche maniera, e questi 3 grossi flussi, ormai molti di voi l'hanno già sentita, sono i beni riciclabili, i beni semplici e i beni complessi. Cioè secondo me noi dobbiamo cercare in qualche maniera di dividere in queste 3 grandi categorie, se non ragioniamo in queste 3 grandi categorie e non lo facciamo in maniera rigida, in qualche maniera ci imbrogliamo. Qua ci stanno tutte quante i principi che stanno dietro questo modello, diciamo la parte fondativa,
ne vorrei dire tutti quanti, ma non abbiamo il tempo, poi casomai qualche volta, varie volte insomma, lo metto sotto forma di lezione, però diciamo, una cosa importante è questa contribuzione anticipata di smaltimento, cioè tutto il modello si basa sul fatto che ci sta una modalità in qualche modo che è stata cancellata dall'opinione pubblica mondiale, è stato cancellato in particolare dall'opinione pubblica italiana, cioè quando all'inizio si iniziava a parlare, a pensare se come fare a trovare i soldi per poter fare il riciclo e le altre cose, si pensava di poter tassare all'origine i beni per poter fare questa cosa. Oggi siamo in controtendenza, cioè nel senso che uno pensa serve per tassare, queste non sono vere e proprie tasse, quindi ci sta un discorso sulla tassa, tariffa, le cose, va bene col discorso che si farà molto probabilmente nei seminari e delle altre cose. Stiamo nello stretto e nel breve, quindi non è possibile diciamo, nel breve riparlarne come forma diciamo, di modello attuato, però non deve essere una cosa soltanto culturale, deve essere una cosa pratica. Cioè c'è un'unica possibilità di far diventare una tassa, una vera tariffa e di far pagare prima lo smaltimento. Cioè se non si fa così, questo non è una tariffa, non può essere una tariffa, perché è un monopolio naturale. Perché nel momento io vendo qualche cosa a qualcuno, se quello non si vuole comprare è un prezzo, una tariffa, una cosa. Ma nel momento in cui, lo ripeto, lo faccio in una maniera un pochettino hard, se volete, se nel momento in cui uno va a Secondigliano a prendere la tarsu o la tariffa, cioè gli fai quello là, dice no, io non pago niente, non butto niente, cioè in quel momento uno non gli può togliere il servizio. Nel momento in cui non c'è la punizione primaria, cioè nel senso che io ti nego il servizio nel momento in cui tu non faccia così, è chiaro che va bene tutto quanto la parte educativa che noi tutti quanti ci proponiamo e che qualche volta ci consoliamo però, cioè nel senso che noi l'unico difetto, lasciarcelo, ce lo possiamo dire tra di noi, cioè perché siamo tra di noi quasi, no? Insomma, così. Cioè, è che qualche volta siamo un po' autoreferenziali e in qualche modo autoconsolanti, ci sì. Cioè è chiaro che tutto quanto questo invece nella misura in cui poi cioè va fuori insomma cioè diventa, però c'è un poco un pericolo che quando si tratta dei rifiuti, cioè i più bravi, i più buoni, più cose sono è il modello con cui si deve gestire, poi si parla di integrazione di sistema ma non lo si parla di fatto realmente di questa integrazione di sistema, perché si dice se quando sarete così allora noi saremmo tutti quanti buoni, cioè aspettando questa cosa. Quando invece, quando è eterogeneo un paese sotto molti aspetti e quando è fatto così, cioè non è che quell'altro paese non va gestito tutto quanto insieme. Quindi i modelli devono andare bene per il paese, per i buoni, per i cattivi, per tutti quanti e queste cose chiaramente hanno un significato. Quindi il discorso della tariffa in particolare, cioè se tariffa deve essere applicata e deve essere perseguita, perché quella poi è la maniera che permette di valutare veramente le cose. I musei devono essere fatti e devono essere perseguiti perché sono quelle cose che ci permettono poi di parlare di queste cose qua. Però nel momento in cui uno lo integra in un sistema complessivo, io vedo questa come una delle poche possibilità di poter pagare in maniera corrispettiva e non in maniera tributaria lo smaltimento dei rifiuti. E quindi non sto a dare molti dettagli, però tra le varie scale che qua cito, cioè la scala di funzionalità gestionale, questa è la più famosa, si parte dalla prevenzione. Questo, se non fossimo, ripeto, mi sta venendo qua stamattina questa maniera di pormi, cioè questo libro è contro questa scala di priorità. Cioè lo faccio in maniera un po' provocatoria, cioè nel senso che è chiaro che tutti sono per questa scala. Cioè siccome ci siamo abituati a partire da un certo punto in poi, da quando l'Europa finalmente si è un pochettino di dove doveva, cioè a pensare in termini di questa scala qua. Quando uno pensa, siccome nessuno è contrario a questa scala, cioè tutti si diranno favorevoli a questa scala, la prevenzione, poi il riuso, le cose così, però è una scala che da una parte chiaramente indica la premia la sostenibilità, dall'altra la fattibilità della stessa scala, siccome qua stiamo parlando di come si fa di anno in anno, di quinquennio in quinquennio, insomma la realizzazione del sistema, cioè questa scala qua impedisce di pensare. Quindi
va bene, cioè nel senso, ripeto, cioè se non fosse questa sala particolarmente specializzata, particolarmente, insomma, di cui si capisce anche, insomma, la provocazione che uno che voglio fare di questo, è chiaro che la scala di prevenzione va bene, però nel momento in cui dobbiamo veramente pensare che cosa voglio fare in una regione, in una città, in una cosa, questo, cioè uno deve pensare, cioè, la maniera di mettere in parallelo questi flussi, cioè non li deve pensare in maniera in cascata gestionale, ma deve pensare in parallelo, questo fa così, e questo deve, tu fai questo, perché se no, onestamente, cioè, devo dire la verità, uno rimane bloccato in questa cosa, ogni volta fa il piano di periodo, questo però... Cioè, chiaro, io su una parola però, cioè, non desisterei, diciamo, nel senso, cioè, che con un cartiglio sotto, cioè, che è la prevenzione, cioè, nel senso, cioè, che la prevenzione viene prima di tutto. Su questo, cioè, si dà anche maggiore risalto, se volete, alla prevenzione, cioè, da questo punto di vista. Cioè, nel senso che se uno pensa così, in una maniera gerarchica così, poi pensa che tutti gli altri stanno effettivamente un poco sopra, un poco sotto. Cioè, invece... Cioè, nel senso, se uno vuole fare, e da questo punto di vista, perciò acrostico, perciò, diciamo, visione, diagramma di flusso, se volete anche un pochettino, diciamo, logo, no, di qualche maniera, cioè tre grandi flussi e prevenzione sotto. Poi, insomma, come articolato, lo vedete sotto, cioè qualche volta il giglio è bottonato, il giglio di Firenze, ci stanno anche gli stami che fuoriescono sopra, quindi è chiaro che oltre ad avere il bene riciclabile, semplice e difficile, sta anche quello là che bisogna recuperare, quello là che bisogna riusare, e quindi utilizzare, vanno un po' così, vanno un po' con lì, sono contigui, sono paralleli, però, cioè, non è che il riuso rispetto, anche questo c'è una cosa che dobbiamo cercare un attimo di riflettere, cioè se è meglio, effettivamente il riuso è meglio e peggio del riciclo, cose di questo, cioè, di per sé no, cioè, nel senso che però bisogna vedere come e quando, perché insomma e vabbè, poi insomma è chiaro che ci sono le altre scale che sono, cioè quella globale, quella ci stanno la parte, in particolare la parte che riguarda lo smaltimento, io direi che mentre il riciclo, cioè per adesso quello che citava giustamente lei, insomma, cioè a proposito del riciclo, tu, insomma, il riciclo è più una questione internazionale, globale, è più internazionale di quanto si pensi, cioè nel senso che il riciclo uno pensa sempre che sia la buona pratica del di Treviso o di qualche altra parte, cioè è molto legato al mercato, è totalmente legato al mercato. Cioè nel senso che quel di più che io ci devo mettere di soldi perché abbia un significato quella cosa là, lo devo mettere a dispetto dell'Europa, degli altri, delle cose, sono dei costi delle altre cose, dipende totalmente dal mercato, da quanto io posso andare a immagazzinare della plastica dentro dei manufatti che rimangono per sottoriciclati, non riciclati, diciamo, da qualche altra parte, e quindi, cioè, dipende dai mercati come sono stati fatti. E quindi sia questa parte di riciclo che sta a sinistra, e sia la parte che sta a destra, cioè che quella là della restituzione. Questo qua è veramente chiudo, perché vi faccio vedere che ci sono soltanto queste quattro trasparenze, e perché se no uno non ci crede. Cioè sulla restituzione, cioè che sta sulla vostra destra, su quest'altra, questa è la parte di riciclo, e si discute nel libro che cosa è il riciclo, dove, come sui monomateriali e così via dicendo. Cioè sulla parte dei rifiuti complessi, i rifiuti complessi sostanzialmente sono gli elettronici, sostanzialmente sono quelli là dove non c'è un controllo, diciamo, diffuso, dico, culturale della popolazione, dove quasi non ci arriva il museo, diciamo così, ma dove non ci arriva per istituzionalmente. Cioè nel senso che uno deve mettere un... Cioè uno deve capire anche antropologicamente, cioè che qualche cosa non la sa. Cioè deve dire fino a dove sa e dove non sa. E là dove non sa, cioè che sono i rifiuti elettronici sostanzialmente per come esempio principale, è che nel momento in cui si produce qualche cosa di nuovo, che non può essere, che tu non dimostri essere all'interno di quelli là semplici, cioè bruciabili, compostabili, cioè questa cosa qua ti assumi la responsabilità per sempre e te la ripigli indietro. Cioè nel senso quello che viene poi di fatto pubblicizzato nei confronti dei RAI, che la restituzione avviene, cioè è un modello che oggi già esiste, e perciò è facile anche capire, diciamo, sia il libro, anche l'interazione e la proposta, perché oggi non partiamo dall'anno zero, ma partiamo da una situazione in cui cioè, c'è una storia, anche, diciamo, anche una storia
una storia positiva, diciamo così. Sì, RAI, insomma, quello è il modello, però chiaramente è un modello con imbroglio, cioè l'imbroglio nel senso che gli elettronici vengono restituiti per finta. Poi se volete sapere perché e per come si fa, se fosse vero che da un libro, cioè, uno può risolvere tanti di questi problemi nell'ambito delle rifiuti anche dal punto di vista, io vi inviterei a comprarlo, vi forzerei a comprarlo. Se invece dal momento che non è che lo risolvo del tutto, cioè, vi invito semplicemente per il nostro piacere, per il piacere anche dell'associazione. Quindi ci vediamo dopo con la nuova sessione. Bene. Vi ringrazio per l'attenzione e direi di dare il via alla pausa buffet. Grazie mille a tutti.